That's a cool face. Want a date? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un rapido ripasso dei glitch dei soldi che vanno ancora a funzionare. Questo è il primo che consisteva nell'avere un garage, comunque due garage distinti o insieme nello stesso palazzo come me, tra cui uno pieno e uno con un posto libero. Cosa dobbiamo fare? Ci avviciniamo al garage, lanciamo una granata, selezioniamo il garage pieno e esploderemo. Dopodiché il glitch diciamo è quasi fatto. Andiamo a prendere un'auto di strada e andiamo a chiamare Morse Mutual prima di imbucare quest'auto in garage. Ovviamente chiamiamo Morse Mutual. Una volta richiesta la nostra auto, mettiamo questa auto in garage, come adesso andremo a vedere in seguito. Comunque lascerò in dettaglio i video spiegati diciamo molto più tranquillamente. Questo era solo un remember me, insomma un ricordare di quali sono i glitch ancora funzionanti. Allora, una volta messa l'auto in garage e chiamato Morse Mutual, cosa dovete fare? Andate fuori, aprite un'attività, una qualunque attività da 2-4 giocatori, insomma non aprite i colpi perché sennò va tutto a puttane, ve lo dico prima. Una volta fatto questo richiedete la, cioè vi ritroverete, scusate ragazzi, la vostra auto duplicata a fianco a voi. Non richiamatela con richiedi pericolo personale, altrimenti annullerete il glitch, ve lo dico in anticipo. Una volta fatto questo andate allo Santos Custom, fate un cambio targa come sto facendo io e niente, e la macchina rimarrà a voi ragazzi senza nessun genere di problema. Tornerete al vostro garage e vi ritroverete il clone dell'auto che avete clonato. Non fatelo con auto di lusso perché non funziona nessuno dei due glitch ragazzi, né questo e né il prossimo che vi farò vedere. Questo è il clone. Passiamo al secondo glitch ragazzi. Quest'altro glitch invece, non so quanti di voi si ricorderanno, era quello con la gara, che è ancora tuttora funziona. Infatti li ho riportati sul canale perché qualcuno mi diceva ma non funzionano cose, e state vedendo che funzionano perfettamente. Allora andate dove c'è la gara, anche questa lascerò in descrizione, schiacciate X, andate per selezionare il garage, insomma vi ritrovate nella gara, uscite dalla gara, andate nel garage opposto dove avete fatto il glitch e vi ritroverete con un'auto da sostituire. In questo caso io ho un'auto di strada, voi potete fare con una qualunque auto, Carry Rebel o tutto il resto, e sostituite. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.